Si respira aria ad alta classifica, ma per arrivare alla vetta della montagna la via è una soltanto e passa attraverso la vittoria negli scontri diretti. Lo sanno perfettamente United Aprilia e Fortitudo Futsal Pomezia, di fronte fra loro nella quarta giornata di campionato del girone A della Serie D. Due formazioni che hanno iniziato benissimo la stagione e che vogliono continuare a perseguire con ottimismo e fiducia l'obiettivo del primato in graduatoria. Dal palazzetto dello sport di Aprilia un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Coluzzi. Cianfanelli, il 4 Calieti, il 5 Pompili. Pallone rigiocato adesso per Pompili. Il tiro in porta, arriva il gol dell'1-0, rete realizzata da Di Giorgio, un pallone guadagnato, attenzione della formazione di casa con questa opportunità. Dunque riparte ancora la formazione di casa, lancio con il contagiri, altra opportunità. Futsal Pomezia è stato sfruttato male, attenzione contropiede, adesso c'è questo colpo di tacco alla difesa del Pomezia che si è disimpegnata bene, poi è arrivata questa sventola. Attenzione, c'è stato un palo e poi il miracolo da parte del portiere Masullo con Antonelli che prende la rincorsa, poi lascia il compito della battuta, allungo il tiro e il pallone che termina in fondo al sacco. C'è stata forse anche una piccola responsabilità da parte del portiere, anticipo intanto da parte di Galafate, il tiro e il gol, rete da parte di Galafate. È stato davvero molto reattivo e molto intelligente Galafate. Riparte ancora con questa azione personale, tutto solo, arriva il gol del pareggio proprio allo scadere del primo tempo. Futsal Pomezia 2-2, attenzione, un altro tiro in porta. Pallone ancora per Pompili, Pompili che prova la conclusione. Sul pallone c'è l'espertissimo Tropiani che prova il tiro, la palla che termina in fondo al sacco. Stavolta è stato sicuramente un errore grave, arriva anche il gol del 4-2, si scatena adesso lo United Aprilia. Bravissimo Rozzi però, che mette dentro questo pallone. Adesso c'è Antonelli, poi Melai, ancora Antonelli di punta, altro sinistro scoccato da Bernardini. Tanto questo pallone è dato con il contagiri e arriva il gol, anzi no, pallone che non siamo riusciti a capire se fosse entrato oppure no, e poi c'è stato il palo dall'altra parte. E a questo punto però dobbiamo dire che la squadra dello United Aprilia è stata a dormire in questa circostanza, e arriva il gol del 4-3 con questo tiro da parte di Longo che è stato deviato da un difensore. Adesso deve stare super attenta la squadra di casa, fallo di mano, e c'è adesso la grande chance per Rozzi per pareggiare un incontro. Sembrava una partita ormai finita, il tiro di Rozzi, la palla che però termina sopra la traversa. Il tiro in porta intanto che è stato tentato da Pompili. Partita che ancora non è terminata e finisce qui, finisce dunque con l'esultanza da parte della formazione dello United Aprilia, che con molta sofferenza è riuscita a portare a casa questi preziosissimi tre punti, ha vinto contro la Fortitudo Futsal Pomezia, ha dunque posto fine alla regale incedere da parte della formazione ospite. Bellissima partita, 4-3 risultato finale. Dunque questo incontro ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi, un cordiale buonasera e a risentirci ai prossimi impegni con Mondo Futsal.